Ciao Lorenzo, da quando sei in Eurek la tua crescita è stata notevole. Hai messo le tue competenze a disposizione dell'azienda e hai cercato di assimilare dai tuoi colleghi tutto il know-how in loro possesso. Qual è il tuo background? Perché hai visto in Eurek il terreno fertile per la tua crescita professionale? Il mio background principalmente è quello di sviluppatore film. Per gran parte della mia esperienza lavorativa mi sono occupato di questo. Ho avuto una piccola parentesi come programmatore PLC trasferitista e ho lavorato anche nel reparto corso Ferrari per il collaudo dell'inverter, nel reparto corso appunto. Diciamo che fin dal primo colloquio quello che passa è la condivisione del pensiero del lavoro, del concepito del lavoro pionero, che vuole dire la condivisione dei saperi e il voler apprendere sempre cose nuove. Cosa un peraltro qua un'altra che spesso e volentieri si creano competizioni all'interno di un team di lavoro, cosa che in realtà non avviene. E tutto è visto un po' come un gioco, un po' come un bambino che gioca con il Lego, in realtà noi qui sviluppiamo e creiamo allo stesso modo. E quindi questa visione era per me fondamentale per poter appunto proseguire nella mia carriera. In cosa sei specializzato e cosa ti piacerebbe approfondire nel futuro? Allora, io sono precedentemente specializzato nello sviluppo di firmware per microcontrollori. Nel futuro quello che vedo è indirizzo verso l'intelligenza artificiale, che sta prendendo piede in questo momento, ma avrà nei prossimi anni uno sbocco incredibile. Quindi secondo me quella è la direzione da intraprendere. E ultimamente affianco anche il mio collega Alberto nello sviluppo delle interfacce grafiche, cosa non peraltro banale, come può sembrare. Perché i dettagli sono tanti e non vanno assolutamente tralasciati, quindi sono fondamentali per noi. Parlaci del tuo più grande successo raggiunto qui in Eurek. Allora, prima ancora di parlare di successi professionali, io parlerei di successi interpersonali, umani, perché sono fondamentali e lo vediamo anche con i clienti, si instaura una sinergia, una creatività insieme appunto al cliente stesso, che rende i nostri prodotti poi unici. E per quanto riguarda invece il più grande successo professionale, ti citerei il MyClean, che è un prodotto che serve per sanitizzare gli ambienti tipo le clean room. Prodotto all'apparenza banale, ma non è assolutamente, perché per quello che appunto il compito che deve svolgere e gli strumenti che deve utilizzare, come per esempio è stato necessario approfondire quello che riguarda appunto il discorso degli RFID, perché appunto queste persone, questi operatori che operano in queste sale sono bardati, non hanno modo di toccare effettivamente gli oggetti. Abbiamo dovuto utilizzare appunto dei braccialetti RFID appunto per verificare l'operatore e il tipo di operazione che veniva svolta in questo tipo di lavori. Quale ritieni che sia il valore aggiunto nella programmazione software che offriamo ai nostri clienti? Allora, sicuramente la nostra particolarità e il nostro valore aggiunto è il fatto che noi in realtà lavoriamo per i clienti dei nostri clienti. Questo appunto rende le nostre interfacce maggiormente usabili rispetto a quelle che sono nella concorrenza, più facilmente intuibili, e quindi questo è il nostro grande punto di forza. Ok, grazie Lorenzo. Prego.